anche in Italia l'influenza comincia a farsi vedere. Ce lo aspettavamo perché in Australia, nel loro inverno, in agosto scorso, la stagione influenzale è stata una delle peggiori dell'ultimo quinquennio, con una presenza dominante di un virus H3N2 che si sta facendo vedere anche in Italia, soprattutto nelle regioni del nord, e come sempre la stagione inizia con un coinvolgimento dei bambini più piccoli nella fascia di età 0-4 anni, che sono un po' poi i diffusori della malattia nel resto della popolazione. Ci aspettiamo quindi, dopo 2 anni di relativa tranquillità su questo versante, perché quelle che sono state tutte le disposizioni riguardanti il Covid, quindi mascherine, lockdown e quant'altro, hanno ridotto la diffusione del Covid e ancora in modo più efficace quella delle altre infezioni respiratorie, in primis dell'influenza. Anche, tra l'altro, una interferenza fra la circolazione di questi virus, ovvero la grande presenza del Covid ha schiacciato la possibilità di diffusione di altri virus anche per una capacità dell'organismo, delle persone colpite o anche comunque vaccinate, di ridurre la possibilità di infezione di altri virus meno invasivi del Covid. Quindi di fatto dobbiamo ancora vedere gli effetti di questa epidemia stagionale. Siamo già nella fascia gialla di quello che è il dato di osservazione della rete Influnet, con ovviamente tendenza alla salita, che andremo a osservare presumibilmente con un massimo verso la fine del mese di dicembre. Tutto questo ovviamente si inserisce nella presenza e nell'onda di risalita che stiamo osservando anche per quanto riguarda il Covid, con quindi una tendenza a un incremento, e lo vediamo soprattutto dai dati più oggettivi, quelli riguardanti i ricoveri ospedalieri e anche nelle terapie intensive. Quindi una stagione assolutamente da non sottovalutare, e ricordarsi che anche la narrazione sul Covid, che dice è solo un'influenza, dice una cosa sbagliata, perché l'influenza ogni anno e anche quest'anno può determinare molti decessi, meno in termini complessivi rispetto al Covid, perché il virus influenzale rarissimamente causa quelle polmoniti interstiziali che sono la causa principale degli eventi più pesanti determinati dal Covid, ma così come anche il Covid, e lo fa in modo purtroppo anche qui efficace, può facilitare il peggioramento di condizioni di base a livello di patologie respiratorie croniche come la bronchite, i soggetti che hanno bronchite cronica, broncopneumopatia cronica o problematiche cardiache. Quindi davvero non sottovalutiamo questa patologia e rinforziamo ancora una volta e con più forza la necessità e l'opportunità della vaccinazione antinfluenzale, che deve essere vista come un'opportunità per tutti e una stringente raccomandazione per i soggetti fragili, per gli immunodepressi, per le persone più avanti con l'età, che poi sono anche le persone che in questo momento sono invitate a eseguire la vaccinazione, il richiamo vaccinale contro il Covid. Tra l'altro, vaccinazioni che, nel caso fosse utile e necessario, si possono eseguire nella stessa seduta vaccinale in 2 punti diversi senza determinare calo di protezione o incremento di effetti avversi. Quindi, come ogni anno, dobbiamo con attenzione, con buon senso, far fronte a questa patologia e riconsiderare che le mascherine non sono state vietate, non è giustificato dal punto di vista epidemiologico oggi l'obbligo dell'uso delle mascherine, ma snoganiamole l'uso. Se siamo soggetti fragili, soggetti a rischio, nel momento in cui ci troviamo in situazioni di affollamento, ambienti chiusi, o in generale se siamo affetti da una qualche forma respiratoria o siamo nella fase di convalescenza da un episodio influenzale o comunque da altri virus o del Covid, usando le mascherine un po' come usavano e li guardavamo straniti i turisti orientali nei periodi invernali prima del Covid. Quindi buon senso, attenzione e soprattutto un'opportunità della vaccinazione, che è un sistema efficace e sicuro consolidato negli anni.